Puoi nasconderti dal lavoro, dalle persone, dai soldi. Puoi cercare rifugio anche nei tuoi pensieri e dal tuo passato. Ma fino a che punto è possibile nascondersi? C'è una verità innegabile, non si può sfuggire alla vita stessa. Quindi ti domando, stai aspettando che la vita arrivi a te o sei tu pronto ad abbracciarla? Oggi è il momento di iniziare ad abbracciare te stesso, di accettare la sfida e di innamorarti. Sì, innamorarti della tua vita. Ci saranno innumerevoli opportunità per scoraggiarti, far svanire la passione e farti dubitare del tuo percorso. Ma se desideri raggiungere una meta precisa, devi tracciare una linea decisa. Se ti arrendi, significa che forse non credevi veramente in quel sogno. Se cedi alla prima, alla quinta, alla trentesima difficoltà, potrebbe significare che non era un desiderio profondo. Mancava quell'intima fede. Dovrebbe esserci qualcosa che ti sprona, qualcosa che ti commuove, qualcosa che ti fa sentire vivo. Ora non è il momento di arrendersi, ma di credere nella tua vita. Non accettare mai la mediocrità. Segui il battito del tuo cuore. Chiediti cosa desideri veramente e annota tutto sul tuo diario. Scrivere aiuta a plasmare l'immagine di te stesso e costruire una vita attraverso quella visione che hai nella tua mente. I visionari hanno cambiato il mondo proprio per questo. Ma ciò che realmente fa la differenza, ciò che ti terrà al vertice, è la tua capacità di pensare e di prepararti mentalmente ancora e ancora. Il corpo può avere dei limiti, ma la mente no. Spesso ci concentriamo troppo su ciò che accade dal collo in giù e dimentichiamo che tutto ha inizio nel nostro pensiero. Se non sei preparato mentalmente, non sarai mai davvero pronto fisicamente. È da qui che inizia la vera preparazione. Immagina ora la tua vita mentre guardi al futuro. Decidi che le paure non ti fermeranno. Le sfide diventeranno sempre più intense, ma non permettere loro di divorare la tua mente e la tua visione. A volte dobbiamo toccare il fondo per capire quanto siamo forti, ma oggi è il giorno in cui devi alzarti e guardare avanti, costruendo qualcosa per te, anche se la strada non è sempre chiara, non è sempre certa, non è sempre ovvia. E le persone che raggiungono risultati straordinari hanno un'attitudine mentale implacabile. Devi resistere con forza nei momenti difficili, perché sono proprio quelli a forgiare il tuo corpo e la tua mente. Magari sei caduto in un fallimento, ma ricorda oggi che è il giorno in cui devi iniziare a costruire il tuo successo personale, quindi una volta caduto, alzati e guarda avanti. Chiediti oggi perché vuoi migliorare, perché vuoi cambiare la tua vita, perché vuoi creare un futuro diverso. Chiediti perché vuoi diventare una persona migliore, perché vuoi imparare a impegnarti a studiare. Chiediti perché vuoi provare ad assumerti tante responsabilità e creare qualcosa di nuovo. Perché vuoi diventare la persona che desideri? È la domanda più importante e solo tu puoi rispondere. Scrivilo, annotalo, diventa la persona più saggia che puoi essere. Chi ha una forte leadership ha sempre un grande perché, così come i nostri obiettivi, così come la nostra visione. Senza una visione chiara diventiamo spenti. Quando comprendi il motivo dietro ciò che fai, allontanerai da te illusioni e pensieri negativi. Gli obiettivi sono cruciali per la tua vita. Senza di essi diventi una persona senza energia, senza entusiasmo. E allora perché non provarci? La differenza tra noi e un campione è che lui ha una visione chiara. Allora domandati, se vuoi diventare un campione, perché non puoi alimentare la tua nuova visione? Non è più il momento di pensare in modo mediocre. Non hai tempo per permettere la mentalità mediocre di prendere spazio nella tua vita. Le persone mediocri spariranno dalla tua vita perché tu hai obiettivi più grandi. Definisci meglio i tuoi obiettivi.
definisci meglio la tua visione. Metti nero su bianco le tue strategie. La stragrande maggioranza delle persone si perde per strada, ma tu devi avere una chiara definizione della tua visione. Inizia oggi a sottolineare uno per uno i motivi per cui farai ciò che fai. Fallo con entusiasmo, con gioia, con emozione, con passione. Ti auguro di realizzare i tuoi sogni. Ti auguro di realizzare i tuoi progetti.